progettazione e gestione della safety e security degli eventi, oltre le circolari Gabrielli e Piantedosi. Questo è il tema che ha animato l'iniziativa promossa dalla provincia di Avellino nell'ambito del servizio assistenza e supporto tecnico amministrativo ai comuni. Sulla finalità del ciclo di incontri abbiamo ascoltato Alessia Rizzo, presidente dell'associazione 4S. L'obiettivo, oltre che la sensibilizzazione di tutti i comuni, è l'informazione e la formazione per quanto possibile. Infatti ci rivolgiamo sia agli enti, sia ai privati, sia alle associazioni che organizzano sul territorio, per far comprendere anche che la sicurezza non è un limite agli eventi, ma può essere un coordinamento, una risorsa in più a cui destinare la giusta attenzione. Sicuramente al 100% il coordinamento di tutte le forze in campo, infatti quello che proviamo a fare nei nostri incontri e seminari è chiamare tecnici, è chiamare forze dell'ordine, giuristi, oltre che gli enti locali, in modo da poter al meglio capire che lavorando insieme non c'è alcun rischio sia di sicurezza sia di non riuscita dell'evento stesso, che è comunque un punto importante. Quali sono le priorità per garantire sicurezza durante gli eventi? Sicuramente dare spazio ai tecnici perché possano dire la loro su come gestire l'evento, anche il piccolo sfizio, faccio sempre esempi semplici per essere compresa, come mettere il cantante su un punto del palco su un altro, può essere un punto che per la sicurezza è importante, dare il giusto spazio e non vederci come nemici, mi metto dalla parte della safety security. Il nostro territorio è ancora impreparato, indisciplinato per quanto riguarda il coordinamento della sicurezza degli eventi? In parte sì, in parte c'è molta confusione, non si sa quanto voluta in realtà. Cercheremo di coprire tutte le aree, lo scopo del progetto è proprio quello di coprire tutte le aree dell'Irpinia in modo da non lasciare nessuno scoperto in questo senso.